Benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Oggi parleremo di alimentazione e fertilità e per farlo siamo in collegamento da Siracusa con il dottor Salvatore Corigione. Buonasera dottore benvenuto. Buonasera, buonasera. Dottore, per iniziare quindi cosa si intende per il termine infertilità? Beh, possiamo parlare, si parla di infertilità quando dopo un anno di rapporti regolari e non protetti non, non si hanno figli. Questa condizione oggi riguarda circa, interessa circa una coppia su cinque, quindi quasi il 20% delle, delle coppie e, e si stima che eh, con, nei prossimi anni diciamo, questi numeri possano aumentare e questo a causa di, di vari fattori. Prima fra tutti l'età. Oggi i figli si fanno in età sempre più adulta, ma uh, già a 35 anni la capacità riproduttiva della donna è, è inferiore, e a 40 anni le probabilità di rimanere incinta uh, sono, sono piuttosto basse. E anche nell'uomo ci sono diverse problematiche eh, legate alla qualità del liquido seminale maschile. Pensate che negli ultimi 50 anni la concentrazione media di spermatozoi, quindi il numero di spermatozoi su un millilitro, eh, si è quasi dimezzato. Questo a causa di, di vari fattori, tra cui l'alimentazione, quindi una scorretta alimentazione, eh, uno stile di vita non corretto, l'abuso di eh, alcolici o sostanze stupefacenti, il fumo di sigaretta o ancora l'inquinamento. Eh, anche nella donna però l'alimentazione gioca un ruolo oh, molto importante, prendiamo per esempio la sindrome dell'ovaio policistico che è una condizione che oggi riguarda molte donne in età fertile ed è la prima causa, una delle prime cause eh, se non altro di, di infertilità, eh, la sindrome dell'ovaio policistico è correlata ad un disordine metabolico come l'insulino resistenza, quindi anche in casi del genere eh, l'alimentazione gioca un ruolo davvero molto importante. Quindi, dottore, l'argomento di oggi che abbiamo scelto è proprio alimentazione e fertilità. Come l'alimentazione può incidere sulla fertilità? Beh, è semplice: innanzitutto, una corretta alimentazione assicura al nostro organismo tutti gli elementi necessari affinché ci sia uno sviluppo ottimale dei gameti maschili e femminili, quindi degli spermatozoi e degli ovociti. Prendiamo per esempio lo zinco, minerale contenuto fra gli altri nel pesce e nella frutta secca. La carenza di questo minerale può provocare disordini ormonali e difetti nella replicazione cellulare, questo con implicazioni negative sia sulla fertilità maschile che in quella femminile, o ancora la vitamina E. Il cui apporto è fondamentale, questa che si trova per esempio nel, nell'olio extravergine d'oliva, eh, ed è fondamentale grazie all'azione antiossidante, così come per esempio il licopene contenuto nel pomodoro. Uh, ciò che però mi preme dire è che anche il dimagrimento è fondamentale, l'obesità e il sovrappeso sono correlati a, a problemi eh, sulla fertilità. Per cui, eh, chi desidera, se si desidera. Eh, avere una gravidanza e se si hanno problemi di sovrappeso è necessario dimagrire. Dottore, abbiamo visto quindi già lei ci ha accennato che c'è qualcosa nella nostra alimentazione che può aiutarci, quindi nello specifico quali sono gli alimenti che ci possono aiutare che possono aiutare chi sì. eh, non riesce ad avere appunto una gravidanza? Beh, guardi, più che gli alimenti eh, io parlerei di regime alimentare e eh, indubbiamente la dieta mediterranea è il regime alimentare in questo caso più, più corretto da, da adottare. Vorrei spendere due parole sulla, sulla dieta eh, mediterranea. Innanzitutto questo termine fu utilizzato per la prima volta negli anni 50 da un medico statunitense di nome Ansel Kies che durante un soggiorno a Napoli osservò un'incidenza molto bassa di cardiopatia coronarica. Eh, da lì lo spunto per eh, un... Un grande studio, the Seven Country Study, dove sostanzialmente Encel Keys, eh, metteva, confrontava le abitudini alimentari di, di sette paesi, tra cui alcuni paesi dell'area mediterranea come l'Italia e la Grecia, e altri paesi con abitudini alimentari completamente differenti. Ebbene da questo studio emerse che nei paesi mediterranei, quindi accomunati da quel tipo di alimentazione, eh, vi era una mortalità più bassa per malattia coronarica e più in generale un'aspettativa di vita più alta, e questo probabilmente per Ansel Keys era legato alla diversa composizione della dieta, e più in particolare alla diversa composizione dei grassi nella dieta mediterranea, quindi principalmente grassi mononsaturi, negli altri tipi di, di alimentazione, quindi negli Stati Uniti per esempio, che era uno dei paesi presi in considerazione, dove vi era un grande apporto di grassi saturi. Probabilmente questa differenza nella composizione dei grassi eh, portava, regolava i livelli ematici di colesterolo, eh, andando a fungere da fattore proprio protettivo nei confronti della cardiopatia coronarica. E, diciamo mh, quindi eh, la dieta mediterranea eh, ha alcune caratteristiche che vorrei brevemente elencare eh, prevede un basso apporto di grassi saturi come quelli contenuti per esempio nel burro, nella carne rossa, un alto apporto di grassi monoinsaturi come quelli contenuti nell'olio extravergine d'oliva e un buon apporto di fibra e, e antiossidanti grazie al consumo di cereali integrali, di legumi, eh, di frutta e di verdura. Quindi la base sicuramente può essere rappresentata dalla dieta mediterranea, poi chiaramente eh, vanno affrontate poi eh, i ehm, singoli aspetti eh, per esempio se si trova un caso di sindrome dell'ovario policistico eh, è importante agire anche sull'indice glicemico eh, dei cibi e, e anche su altri aspetti quindi si valuta poi caso a caso eh, gli interventi mirati quindi abbiamo visto il tipo di alimentazione più adatta, che è quella appunto mediterranea, per quanto riguarda la fertilità, dottore, ma esistono anche degli integratori specifici? Eh, guardi, sono stati studiati eh, innumerevoli integratori eh, ed elementi, diciamo, ba, um, principalmente la vitamina E, lo zinco, il coenzima Q10, l'arginina, la carnitina. Eh, ci sono però, questi studi sono molto contrastanti, generalmente eh, si pensa che lo zinco per esempio, la vitamina E, l'arginina eh, possano aiutare la fertilità maschile, mentre eh, per la donna solitamente è suggerito un multivitaminico che specifico che abbia eh, determinati apporti, determinate quantità di, anche di acido folico e di ferro all'interno. Non dimentichiamoci però che eh, la dieta mediterranea, eh, se eseguita in maniera corretta, riesce comunque a garantire eh, già a monte l'apporto eh, ideale di questi, di questi elementi. Quindi eh, torniamo al discorso che sarebbe meglio partire innanzitutto da una corretta alimentazione. Dottore, quanto tempo è necessario affinché si vedano i primi risultati dopo aver cambiato il regime alimentare? Beh, guardi, generalmente eh, dopo tre mesi mh, è possibile già eh, osservare i primi miglioramenti, tanto per esempio è il tempo che occorre eh, le, le, per il processo di sviluppo delle, degli spermatozoi, ad esempio. Eh, poi tutto dipende dalle condizioni di partenza e da, dall'aderenza totale o meno al, al piano alimentare. Teniamo conto che. Anche le coppie che si rivolgono a percorsi di fecondazione, che scelgono di intraprendere percorsi di fecondazione assistita, possono trovare eh, giovamento da una corretta eh, alimentazione. Eh, inoltre mi preme dire che mh, io suggerisco sempre, è sempre necessario, eh, una visita preliminare comunque dal ginecologo e dall'andrologo, anche per escludere problematiche per esempio uh, meccaniche o di altro genere come un'ostruzione delle tube o il varicocele per, per l'uomo uh, che necessitano di interventi mirati. Dottor Corione io la ringrazio per i preziosi consigli che lei ci ha dato e la ringrazio per essere stato oggi qui con noi. Grazie a voi, buonasera. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.